qua è Berios. Ciao. Siamo in Romania. Questa è la canzone della Romania ufficiale. No. Allora, la canzone della Romania ufficiale è quella di TikTok che fa Romania. Oh raga, guardate che bella. Guarda, è bellissima. Questa stanza è, penso che è una delle mie preferite abbiamo mai preso nei viaggi, perché è grandissima. Poi il letto è comodo, perché noi siamo da un giorno che abbiamo dormito e oggi ce ne andiamo un po' in giro. Poi ho coperto questo per colpa di uno youtuber e poi vi dirò chi è. Vabbè, qui c'è un po' di casino, ragazzi, però la cosa che vi voglio far vedere è questa. Cioè, guarda, la doccia è strana. Guardate quanto è grande. Cioè, non è una doccia, è un'altra stanza. È il momento di una cosa super importante. Per la gioia di questa ragazza. La mia. Sì, da ieri che mi stai rompendo. Sì, andiamo a fare colazione. Perché per lei la cosa più importante del viaggio è la breakfast. Anche per te. No, io non mangio molto colazione. Ti raggiungo, prego, vada pure. Devo fare la cacca. Come sempre. Raga, ho fatto andare via Graziana. Ovviamente è tempo di prank, come avete già visto dalla copertina. Finalmente posso farle questo prank. Vi giuro, sono anni che progetto di fare questa cosa, ma non ho una doccia in casa, ho solo una vasca e non mi piaceva molto farlo così. E vi farò vedere come ho preparato il tutto. Sarà uno spettacolo. Cioè, lui mangia queste cose a colazione. Beh, raga, queste sono le cose migliori. Però un po' per colpa tua che ti sei svegliata da tardi è tutto finito. Per colpa mia. Certo. Ma ragazzi, ci hanno lasciato gli avanzi. Siamo arrivati troppo tardi, è colpa tua. So io dove dobbiamo andare ora. Dove? C'è un posto dove dicono che si mangia molto molto bene. Ma che bello, raga. Comunque è uno spettacolo, guardate che cavolo di quadri di Van Gogh. Poi c'è questo che è lui appunto, gigantesco. E poi c'è Graziana qui che ha fame, da ciò che ho capito. Thank you. Aiuto. Dove, quando dicono che show card, mi viene English o Spanish? Ecco. Discreto. Dimmi subito se è fondente, così mi tolgo il pensiero. Non ti piacerà. Perché non mi piacerà? Perché è buona. Ma sei veramente una struzza. Com'è? La mia. Mi piace di più la mia. A me piace di più la mia. Perfetto, ciao. Noi quando facciamo i viaggi non vi faremo mai vedere i posti che ci sono, Bucarest. Diciamo che soltanto da mangiare, perché è la cosa migliore dei viaggi secondo me. E ora io ho fame. Cioè, abbiamo finito di mangiare forse mezz'ora fa? Stavamo passeggiando, abbiamo visto questo posto che fa pasta. Proviamolo, vediamo un po' com'è. Noi siamo italiani. Appunto, vediamo, giudichiamo da italiani. Allora, questo qui è il posto, ragazzi, si chiama Cisi Pasta. Queste sono le cose che abbiamo ordinato, ovvero una carbonara e uno Spring Springers, che dovrebbe essere questo qui, Mac Cheese Barbecue Chicken. Graziana è il ritratto della felicità. Non sono molto convinta. Ti devo dire la verità, dall'odore neanch'io. Io mi scuso con tutti gli italiani che stanno guardando questo video, ovviamente, però volevo provare. Qualcuno stanotte farà il concerto in bagno. Non è... non sembra molto una carbonara. La faccia, il cuore spezzato. È tipo pasta col prosciutto con tantissimo formaggio, ma tanto formaggio. Non è carbonara. Cioè, se andavo io a cucinare era più buona. Onesto. Avrei bisogno di una faccia vita e una strada. Per fare che? Non si scrive l'Italia in vano. Vichinghi. Questa qui di creazione è più buona della mia, sicuro. Tu figurati. Signori belli, abbiamo fatto una bella passeggiatina, ma ora siamo pronti, perché andremo a mangiare nel posto più famoso, da quanto mi hanno detto, della Romania o di Bucarest, non lo so. Mio padre, Luca, proprio perché si chiama Luca mio padre. Questo dovrebbe essere uno dei più grandi, perché gli altri sono proprio dei chioschettini. Ecco ciò che propone. Allora, vi posso dire, se venite qua, non venite, perché già mi stavo mettendo a litigare con la commessa. 2 ore a dirmi che show card, e gli ho detto quanto viene, e lì che show card, ma se non mi dici quanto viene non so se c'ho i soldi in cash, porca di quella, e si è pure incazzata. Questa cosa wurstel, forse formaggio e qualche salsetta, un pozzo senza fondo. E poi lo guarda, lo sta dello scoiattolo proprio. Raga, forse perché sono pugliese. Guarda, in Puglia ti mangi sorti di cose, sono più buoni, eh? Assaggio questo. Costa sempre all'incirca 1 euro, però aveva la Nutella. Simpatico. Vabbè, me li finisco, però. Sì, me li finisco. Per non andare più. Raga, come ci siamo arrivati qui? Nel lago. In realtà volevamo prendere la canoa.
Però il ragazzo che le affitta ha detto No, è difficile, quindi alla fine abbiamo optato per prendere il pedalo. Abbiamo pagato 30 lì, che dovrebbero essere 6 euro, mezz'ora poi, con Revolut a nero. Comunque raga, può essere che mi sbaglio, però questo lago, cioè da ciò che trovo nella, come che ho trovato anche fazzoletti e robe del genere, mi fa ricordare un po' quello dei Simpson che dice malvagio. E troppo devo andare a mangiare comunque. Te parevo. Siamo in un posto particolare che Graziana dice che è bello. Io a vederlo così non ho molti sentimenti positivi. Se non c'è uno scammato sarà bello. Guardate quante scale dobbiamo fare. No, io non mi vado a casa. Tu si volete venire, ora sali. Tu non vuoi prendere l'ascensore? Vuoi prendere l'ascensore? Stavo un cartello sotto, no. Con scritto accesso limitato. Accesso limitato alle persone che ci stanno andando sopra l'ascensore. Non lo so. Va bene, ci vediamo. Non c'è l'ascensore! Godo! Godo! Beh, oh, ragazzi, si chiama tutto il mondo. Ci sarà un motivo, no? Ed è pure chiuso! Sentendo male, è chiuso. Ma non esiste un cartello, ma dove è che stai? Ah, onesto. Sappi che questa cosa è una scammata completa. Sì. Noi dovevamo andare qui dove vedete le foto. Ma io tutto vedo, ragazzi, tranne che le palle. Che dici, Graziana? Era un po' una scammata, però almeno mangiamo. Io non voglio mangiare, basta mangiare. Io ho fame, però. Comunque, abbiamo chiesto. Ci sono queste, tu puoi mangiare dentro, solo che è solo d'inverno. Ma una leggera scammata, abbiamo sbagliato di poco, di qualche mese. Top. Fare le scale, ne balza la pena. Ne balza la pena. Ehi! Sono andato al supermercato da solo, non so se prima vi ho fatto vedere qualcosa, perché da ora parte il prank a Graziana e devo comprare un bagnoschiuma. Il problema è che devo capire dov'è questo bagnoschiuma. Ecco, quello che ha comprato l'altro giorno Graziana è questo qui. Lo compro, vado a casa e faccio una sostituzione fatta bene. Scusa, ma che cosa stai facendo che non ho capito? Devo prepararmi le cose e devo andare al bagno, farmi la doccia. Boh, devi andare al bagno? E come devo fare la doccia? No, devo c***are io. No, vado prima io. Devo farla. Voglio una pozione del bagno. Benvenuti. Questo va via. In aereo, se lo sapete, non si possono portare più di 100 millilitri. Io ho comprato la vernice colorata, per il corpo ovviamente, che era da un litro. Quindi per poterla portare l'ho dovuta dividere in flaconi da 100. Ne ho portati 4, sono 400. 400, ma tu che c***o sei da 400? Genio Pepio scolpisce ancora. Ecco qua. Ogni tanto farei qualche rumorino che sto al gesso. No, non lo voglio l'imodium. Vabbè, faccio la stessa cosa per tutti e quattro e ci becchiamo dopo. Eccolo qua. Dovrebbe tranquillamente funzionare. La devo convincere semplicemente a non farsi lo shampoo, perché non è assolutamente dannosa, però è meglio che non va nei capelli. Quindi ora le dico di non fare lo shampoo. Oh, ce l'ho fatta, bro. Ti stanno proprio bene oggi i capelli, non li lavare. No, stai bene. No, dai, non li lavare, lasci così, sono belli. Sì. Sì. Vabbè, non ti vai a lavare allora. Ma vado. Grazie, devo c***are di nuovo. Qui la sto trattenendo per te, vai. A few inches later. Raga, è in silenzio da 5 minuti. Io non riesco a capire com'è la situazione e ho paura a chiedere. Però non fiata. Vado. Ecco. Madò, che veramente è... Dai, ma guarda, non sei finito niente! Sto provando a sopra della tua casa tutto! Ti giuro che se stai continuando a registrare... No! Stai zitto! E tu mi chiamate! Ma io dico, non se ne viene, lo sto grattando, non se ne viene! Cristo santo! Cioè, almeno sembri più abbronzata! La mia spalla è ipoxia! Cioè, c'è il matrimonio sabato! Fammi vedere un po' come stai. Stai zitto, non parlare, stai zitto, veramente. Non se ne viene, rimane, Cristo santo. Cade il colore, ma rimane sul mio corpo. Mi sto grattando, non se ne viene. Ma come? Non se ne viene. Ma forse non gratti bene. Stasera come cacchio di nuovo parlare andare in lava. Ma mo, se ne andrà, strofina bene. Mo, ci sono tempi da qualche cosa, ti giuro. Ma vabbè, lasciami, ma se lo paghi tu, visto che l'hai sporcato tu, però. Ma ti spacco la faccia, te.
te lo giuro. Se non si toglie, siamo ricchi. Perché io ho tradotto, c'era scritto vernice lavabile. Cioè, se non si toglie, forse bisogna fare più lavaggi, quello è sicuro, però... Hai avuto qualche miglioramento? No! Dai! No. Ma come hai fatto a non accorgertene proprio? Ce l'hai pure nelle sopracciglia! Altro che l'anniversario! Aspetta! Grazia! Pure dietro! Ma è una vernice, cioè, si dovrebbe togliere con un po' di lavaggi. La vernice mi hai messo. Io non l'ho mai provata, però non penso che dura molto. Cioè, si dovrebbe togliere. È una vernice che non ho trovato neanche su Amazon. L'ho presa da un posto tipo russo, non so. Però, se non mi sbaglio, stava scritto che era per il corpo. Fammi lavare. Se mi addebitano qualcosa, ti giuro che ti devo fammi vedere. Ma sei un cesso, ma non ti sai lavare come le persone normali. Grazia, ma come hai fatto? Madonna, che pallida, ma c'è ritardo. Vabbè. Raga, Grazia è arrabbiata a sé con me. Saluta. Raga, praticamente è stata 3 ore a strofinare, ma non se ne viene. Non se ne viene, sono stata fino a passare, non se ne viene. Ma tu così devi andare a mangiare? Che cosa devo fare? Ma hai provato col sapone? No, guarda, non ho provato mica. Ma da tutto il resto del corpo si è detto, ma forse perché qui hai messo più forza, com'è possibile? Non lo so quanto colore ci ho messo. Ma ti sei strofinata per togliere il sapone? Sì, sì. Vabbè, comunque io ho letto che può essere che ci vogliono più lavaggi. Sì, va bene. Comunque sarà da ridere perché andremo al ristorante ora e lei sarà combinata così. Quindi è divertente questa cosa per me, per lei un po' meno. Dovrebbe stare zitto e camminare che sono pure in ritardo per colpa tua. Tu ti sei lavata 18 volte. Comunque un dalmata. Passerà. Stasera paghi tu? No. Pure domani alle terre? No. Beh, però con tutti gli scherzi che mi hai fatto mi sono vendicato. Questo è uno scherzo che dura nel tempo. Che dire, ragazzi, siamo tornati in hotel e Graziana continua a cercare di togliere. Sulla confezione c'era scritto che ci vogliono più lavaggi per poterlo eliminare. Basta. Uno gli dai consigli, ragazzi, così viene trattato. Scrivete povera Graziana. La... Ciao.